Ciao a tutti e bentornati. Quest'oggi farò un piccolo video su come si impostano gli ingranaggi del tornio per effettuare le filettature. Molti di voi, infatti, come me, hanno un tornio sprovvisto di scatola Norton e quindi si debbono affidare alla cascata di ingranaggi per poter filettare. Vi farò vedere come si effettua la selezione e il montaggio dei vari ingranaggi per questo specifico tornio, il Valex CX250. In linea di massima, gli stessi principi valgono per tutti i torni sprovvisti di scatola Norton. Per prima cosa rimuoviamo il coperchio posteriore del tornio. Un po' su tutti i torni è presente questa tabella. Ci aiuterà a selezionare il corretto treno di ingranaggi per la filettatura. Rimuoviamo tutti gli ingranaggi. Come sempre, prima di montare il nuovo gruppo di ingranaggi, diamo una pulita. Adesso che abbiamo selezionato i nostri ingranaggi, procediamo ad installarli seguendo l'ordine indicato nella tabellina. Nella tabella individuiamo la colonna dei passi e scorriamo in basso per individuare quello che ci occorre. Nella riga subito a destra di ogni passo è riportato il gruppo di ingranaggi da utilizzare e la loro posizione nel tornio a partire da quello più direttamente collegato all'asse del mandrino e giù fino alla madrevite. Inseriamo questo barilotto dell'ingranaggio da 50 denti e come potete vedere non ingrana. Dovremmo quindi abbassare questa staffa allentando questo dado e poi successivamente un altro dado che è dietro questo pernetto. Per fare ciò prendiamo la nostra chiave di servizio fornita con il tornio. È una chiave da 10 mm. Ok, inseriamo il nostro ingranaggio da 50 denti e temporaneamente la sua vite di bloccaggio. Portiamo quindi a contatto gli ingranaggi, lasciamo un po' di gioco, installiamo il terzo ingranaggio in ordine. E inseriamo il perno di bloccaggio. Inseriamo adesso l'ultimo ingranaggio che si collegherà alla madrevite. Inseriamo questo spessore nella madrevite, l'ultima ruota dentata della serie e il suo perno di bloccaggio. Assicuriamoci che ci sia un po' di gioco, ma non troppo, così è troppo. Ecco, così è perfetto. Blocchiamo infine i tre perni che tengono la cascata di ingranaggi. Ok, il montaggio è terminato. Facciamo una prova a bassissimo regime per vedere se tutto gira regolarmente. Sembra buono. Rimontiamo la calotta posteriore. Siamo pronti per filettare. Oltre al sistema metrico, esiste anche quello imperiale, nel quale i passi vengono misurati in numero di filetti per pollice. Ed è possibile convertire alla bisogna questo tipo di torni che prevalentemente filettano con il sistema metrico utilizzando un ulteriore ingranaggio da 63 denti che si può acquistare a parte nei siti specializzati. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se questo piccolo video vi è piaciuto, mettete un like. Se non siete iscritti al canale, cliccate sulla campanella qui in basso due volte e non una. Ciao!